quindi adesso abbiamo caricato tutte queste maglie sul ferro, le lasciamo qua. Con un altro ferro andiamo a recuperare le quattro maglie che avevamo lasciato in sospeso, quindi queste le lasciamo su questo ferro. Con un altro ferro entriamo in queste, quindi anche queste qui le carichiamo in questo modo, con la punta verso l'interno della maglia. Ecco qua, 1, 2, 3 e 4. Anche qui abbiamo questo filo che andrà stretto, ma lo possiamo stringere dopo, non è un problema. Ok, le lavoriamo quindi in questo modo adesso. Allora, lavoriamo queste quattro maglie a dritto. Una, no, scusate, a rovescio, perché stiamo lavorando a rovescio. Quindi una, stringete il primo punto. 2, 3 e 4. Poi giriamo il lavoro e adesso lavoriamo a dritto e le lavoreremo così queste quattro maglie. Facciamo una, 2, 3, 4 più 2 maglie insieme. Quindi ne chiudiamo insieme 2. Le prime due le chiudiamo insieme, la ripassiamo sul ferro, le due maglie chiuse insieme, tenete abbastanza stretta questa maglia e torniamo sul dritto dove riabbiamo le nostre quattro maglie che lavoreremo sempre a rovescio, quindi una, due, tre e quattro. Giriamo il lavoro, siamo abbiamo il lato che deve essere lavorato a dritto e queste sempre facciamo così, quindi come abbiamo fatto prima, una, due, tre, quattro e due maglie chiuse insieme. E rimettiamo qui le due maglie chiuse insieme e giriamo, torniamo su questo lato del lavoro. E lavoriamo al rovescio sempre, quindi sempre in questo modo, quindi sul lato da lavorare al rovescio lavoriamo normalmente le quattro maglie al rovescio, giriamo il lavoro sul lato che dobbiamo lavorare a dritto e su questo lato rilavoriamo a dritto sempre le solite quattro maglie, una, due, tre e quattro. Questa, che è quella che avevamo passato senza lavorare, la lavoriamo insieme a quella dopo, quindi due maglie insieme e la ripassiamo qua. Quindi questa, l'ultima, la lavoriamo due maglie insieme, la ripassiamo e dopo il prossimo giro su questo lato la chiuderemo insieme a quella dopo, quindi sempre così. Quindi fate attenzione a come passate il filo, mi raccomando, questo da questa parte tenetelo anche abbastanza in tirare il filo, non lo lasciate troppo morbido perché sennò vi si slargherà un pochino troppo i punti. E facciamo quindi sul dritto del lavoro, facciamo i nostri quattro rovesci normalmente, vedete? Sul rovescio del lavoro il filo ovviamente sta dietro e facciamo sempre così, quindi sempre i nostri quattro dritti, 1, 2, 3, 4 e poi lavoriamo questa che era quella che avevamo passato con quella dopo insieme. Ecco fatto, la ripassiamo qua e così via, quindi finché non abbiamo recuperato tutte le maglie e arriviamo qua, e poi vi faccio vedere come lavorare anche queste ultime quattro maglie. Ok, quando rimaniamo con le ultime due da recuperare, quindi ne abbiamo tre, questa sarebbe la quarta da lavorare, poi ne abbiamo ancora due da recuperare. Vedete, ne abbiamo, questa sarebbe la quarta e queste sono le due ancora da recuperare. Quando rimaniamo con tre, le chiudiamo tutte e tre insieme, quindi abbiamo tre e poi facciamo tre maglie insieme. Ecco così, stringete bene sia queste che queste in modo da rimanere con quattro maglie come eravamo alla fine, e ci andremo poi quindi adesso con una cucitura invisibile nuovamente, quindi noi siamo con la punta da questa parte, quindi nello stesso modo carichiamo anche queste maglie qui, quindi queste le carichiamo in modo da avere la punta sullo stesso lato, quindi facciamo attenzione, ora si saranno un po' strette, ma non c'è nessun problema.
Entriamo dentro. Se non riuscite a entrarci perché vi si sono strette troppo, usate pure un ferro più piccolo, non è un problema per la cucitura. 3 e questa è la quarta. Ecco qua. Quindi abbiamo queste 4 maglie. Le mettiamo, vedete, in modo che i ferri abbiano la punta sullo stesso lato, cioè così. Facciamo in questo modo, ecco, queste sono le nostre 4 maglie che avevamo lasciato in sospeso. Questa è le 4 maglie, quindi le punte, poi la rigiriamo in modo da avere le punte sempre sulla nostra destra. Anche qui tagliamo un codino un pochino lungo, non troppo, perché dobbiamo cucire solo 4 maglie, quindi tagliamo un codino, ecco. Io cerco di lasciarli sempre un po' più lunghi perché poi sempre con questo codino ci aiutiamo a chiudere eventuali buchi che ci dovessero rimanere nel lavoro. Quindi mettiamo questo codino sopra l'ago dall'ana e cuciamo sempre allo stesso modo con la cucitura invisibile queste 4 maglie. Quindi abbiamo dritto contro dritto in questo modo qua. E qui facciamo sempre la prima volta entriamo con un rovescio di qua e un dritto di là e poi facciamo un dritto e la scarichiamo e un rovescio la lasciamo sopra un rove dietro invece facciamo un rovescio e la scarichiamo e un dritto sopra, quindi dritto e rovescio, rovescio e dritto. Tutte e 4 le maglie fino ad esaurirle, quindi dritto e rovescio, rovescio, opla, e dritto, e poi un dritto di qua e un rovescio di qua e la stacchiamo. Ecco qua. Quindi adesso dobbiamo recuperare le maniche per poterle lavorare. Allora, potete fare la manica normalmente, quindi avviando le maglie a nuovo e poi la cucite, altrimenti potete anche recuperare direttamente la manica attaccata alla maglia che abbiamo, quindi recuperare da qui le maglie. Ok, quindi dobbiamo caricarle con il dritto verso di noi da questa parte, così, quindi andando in questo verso qua. Quindi andiamo a cercare il centro del sottomanica, che è questo. Vedete, centriamo, de entriamo dentro con il nuovo filo che carichiamo. Lasciamoci un codino abbastanza lungo, vedete, in modo poi da poterlo utilizzare eventualmente per fermare eventuali errori. Lo teniamo fermo così e poi ci carichiamo tutte le maglie entrando appunto dentro le maglie che già abbiamo. Quindi entriamo, non entrate mai in quelle troppo vicino al bordo, altrimenti vi si formeranno dei buchi. Entrate più dentro, vedete? E carichiamo così il filo. Qui, ad esempio, io ne voglio caricare, mettiamo 26, nel mio caso appunto sono 26, io ne dovrò caricare 26 arrivando qua al centro, alla metà proprio della spalla. Quindi io sono dal centro al centro, ne carico 26 e poi ne caricherò altre 26 dall'altro lato. Io questa, ad esempio, è la taglia che sto facendo io, sono 26. Voi seguite appunto la taglia che state facendo voi, il numero di maglie che dovete caricare e semplicemente vedete, entrate quando vedete una maglia un pochino più slargata, entrate un po' più dentro, in modo che poi vi venga un lavoro bello ordinato sul dritto del lavoro. Quindi ne carichiamo, fate attenzione se poi vi sbagliate, sono troppe o sono poche, potete sempre disfare e ricaricare. L'importante appunto è quando arrivate a metà di averne caricate 26. Vedete, in qualcuna potete entrare un po' in tutte, fate un po' di prove, vedete, in modo da riuscire poi, fate via via, contatele, vedete quante ve ne manca ancora, insomma dovete fare un po' di prove per vedere esattamente in quali spazi entrare. Se non ve la sentite, ripeto, di fare questa cosa qua, semplicemente voi caricate a nuovo
le 52 maglie o quelle che sono per la vostra taglia. Voi caricate a nuovo le maglie e lavorate appunto la manica da sé che poi cucirete dopo. Se volete provare, invece, vedete, semplicemente voi entrate dentro le maglie, contate le maglie che state caricando, vedete, entrate un po' in tutte in modo, vedete, di essere magari sono 24, cercate di essere, quando arrivate a 12, a essere circa a metà. Quindi, insomma, vedete un attimo voi, fatevi, prendete dei punti di riferimento e cercate, vedete, o entrate, qui ad esempio io sono entrata in questa, non entro in questa subito dopo, ma entro in questa dopo ancora. Vedete, cercate appunto di recuperare così le maglie. Non in tutte, poi quando ne avete, adesso io per esempio 2, 4, 6, 8, 10, 12, ne devo caricare 26, quindi 13. Ecco, questa è la tredicesima e sono più o meno a metà. Insomma, sono stata forse un pochino, ne ho caricate un po' troppo all'inizio, quindi magari le disfate, le ricaricate. Quindi non vi preoccupate, voi ne caricate, quindi date un'occhiata, cercate di entrare bene, non entrate, vedete questa ad esempio dove sono entrata adesso è una maglia un po' slargata, quindi è meglio non entrarci, piuttosto prendetene una in più. Tanto non vi preoccupate, non si noterà sul dritto del lavoro. Vedete, quello che si noterà è se rimangono dei buchi. Quindi voi caricate tutte le maglie del vostro schema, appunto, in questo modo, entrando dentro le maglie e cercando di caricarle su maglie abbastanza strette che non ci siano buchi e in modo regolare, mi raccomando. Quindi vedete un po' voi, potete direttamente prima di iniziare potete, dunque, voi ne dovete caricare 26 da qui a qui, lo piegate a metà, qui potete mettere già un marcapunti che devono essere 13 fino a qua e altre 13 di là, poi lo stesso sull'altro lato. Quindi carichiamo quindi in tutto le maglie indicate in questo modo, quindi con il dritto verso di voi ed entrando, vedete, così nelle maglie come vi ho fatto vedere, e poi vi faccio vedere come continuare a lavorare. Ecco qua, mettetevi magari un marcapunti al centro, quassù della spalla, per poter contare più facilmente anche la seconda metà. E io, vedete, ne ho caricate lo stesso numero da questa parte e dall'altra, quindi 26 più 26 nel mio caso, che sono 52. E adesso carico anche l'ultima maglia, la carico nello stesso spazio dove ho caricato la prima, che vedete sarà tutta ovviamente slargata perché ecco, non abbiamo fermato il filo. Quindi entro dove abbiamo qua la prima del giro, entro qua e ne carico un'altra in più. Questa sarà la maglia centrale del sottomanica e dove mettiamo quindi il nostro contagiri e metto anche un altro marcapunti perché per quando poi faremo le diminuzioni questa maglia qui non andrà mai toccata. Questa sarà la maglia centrale, quindi mettete prima di caricare, ora io l'ho caricata, ecco, prima di caricare questa maglia in più mettiamo il marcapunti. Questa è l'ultima maglia, appunto, rientrando nella prima, nello spazio dove abbiamo già caricato anche la prima, quindi mettiamo qua il contagiri e da qui iniziamo quindi a lavorare in cerchio. Anche qui potete lavorare sia in circolare che in lineare come preferite. Questa maglia qui che rimarrà, adesso si vede male perché dobbiamo iniziare a lavorare, però questa che rimarrà in mezzo al marcapunti è quella centrale del sottomanica e le diminuzioni le faremo prima e dopo questa maglia qua. Ok, quindi questo adesso sarà il nostro giro numero 1 e lo faremo quindi se lavorate in circolare, lavoreremo sempre dritti, tranne i giri appunto dove abbiamo la maglia legaccio. Quindi noi lavoriamo semplicemente in giri tutti a dritto o tutti a rovescio a seconda appunto di quello che è indicato sullo schema. Ecco qua, quindi per le diminuzioni nei giri dove sono indicate faremo così. Allora, questo sarà sempre, vedete, questa è la maglia centrale. Quando voi avrete il giro dove dovrete fare la diminuzione, semplicemente facciamo due maglie chiuse insieme. Quindi le prime due maglie le chiudiamo insieme e continuiamo tutto il giro fino ad arrivare a due maglie dalla fine.
che chiuderemo insieme come abbiamo fatto qua. Quindi ripetiamo queste due maglie insieme anche su queste ultime due. Quindi faremo una diminuzione di qua e una di là. Quindi ogni volta saranno due maglie in meno dove abbiamo la diminuzione, perché altrimenti si sposterebbe il centro del sottomanica. Quindi una diminuzione di qua e una di là, lasciando sempre questa maglia qui dritta, senza essere appunto toccata. Quindi andiamo avanti così. Quindi voi lavorate sullo schema, trovate il numero dei giri da fare anche a maglia legaccio se li volete fare, e andiamo avanti fino alla lunghezza indicata dallo schema o a quella che voi preferite. Ecco qua, questo è il risultato che otteniamo dopo che abbiamo finito tutto e nascosto tutti i fili. Le maniche, come per trovate sul mio sullo schema, comunque lo trovate spiegato. Vedete, le maniche hanno il bordino uguale a quello che abbiamo fatto all'inizio del lavoro, cioè semplicemente dei giri tutti a rovescio sul dritto del lavoro. Qui abbiamo continuato ripetendo i nostri giri, sempre seguendo lo schema, lo trovate indicato, i nostri giri anche a maglia legaccio per dare un pochino di movimento alla giacchina, che ovviamente se a voi piace di più liscia, la potete fare tranquillamente liscia. Se cliccate qua sotto o alla fine anche di questo video, trovate il link che vi porta direttamente alla mia pagina con lo schema per realizzarla in tutte le taglie e con le spiegazioni dettagliate. Quindi spero vi sia piaciuto, continuate a seguire il mio canale, grazie.